Ecco Marta, buonasera a tutti. Ciao a tutti, benvenuti. Adesso facciamo entrare subito Marta. Come sono passate le ferie? Non sono ancora passate in realtà. Ehi là! Marta, aspetta che abbasso il volume, se no rientra la voce. Come va? Ciao, prof, io mi giustifico. In che senso? Le lettere che facciamo stasera sono belle toste. Ciao Rossella! Ciao. Ciao, ciao Elena, ben arrivata. Allora, stasera facciamo delle lettere tostarelle. Io infatti ti dico, Mamma. mi sono preparata già con uno schema perché questa qui, almeno quella che ho io, è infame da morire. Va bene. Guarda che c'è anche Noemi. Ciao Noemi. Ciao, ciao. Scusate, allora. Che dici? Iniziamo. Iniziamo e ci buttiamo subito in queste lettere. Dunque, abbiate pazienza che io purtroppo queste settimane non sono nel mio studio, sono in trasferta, quindi mi sono portata un po' di cose, ma potrei non avere tutto a portata di mano, perciò se mi fermo e cerco le cose, Tranquilla, tranquilla. Ciao, abbiate pazienza. Guarda che c'è anche la Elena. Ok, a tutti. Ciao. ok. Quindi siete tutti sopravvissuti al Natale? Bene. E come giustamente dicevi tu, stanno tutti lavorando più di noi, cioè, o perlomeno più di me sicuramente, su queste lettere. Sì, infatti, infatti. Allora, Marta, io comincio con la G. Vai. Siccome non ho la visibilità dei commenti, ti chiedo la cortesia Guardo di io. tenerli d'occhio tu e poi facciamo. Bene, allora. Lettera G. Da Vi che parte si dicevo, comincia? cerchiamo di cominciare da qualche parte. Andiamo per gradi. Intanto Ti abbiamo perso, io ti ho persa per un po' di secondi, mi si è bloccato il video e non so se è successo anche ad altri, le ultime cose che hai detto. Dicevo, andiamo per gradi. Non ho detto tantissimo. Allora, cerchiamo perché sono col. Beh, però anche la settimana scorsa ero collegata solo col cellulare e è andato bene. Speriamo bene. Ok. Vado. Vai. Allora, la G, tu dimmi se sbaglio, è l'unica lettera che sta sia dentro il rettangolo che fuori dal rettangolo. Cioè, prende la larghezza del nostro rettangolo interno con la parte superiore, mentre poi la gamba sotto sconfina e va a prendere tutta la larghezza, del nostro quadrato di riferimento. Quindi dobbiamo Ok. vederla un po' come se ci fossero due diagonali qui. Adesso cominciamo i ragionamenti. Vedete che io il corpo lettera l'ho diviso in quattro parti. Questa cosa ci aiuta e ci aiuta anche avere la linea di mezzo come riferimento ottico. Le Ok. quattro parti ci aiutano perché il cerchio della parte superiore della G, che è un cerchio, non è un ovale, non è abbassato, cioè schiacciato, è proprio un cerchio, dobbiamo Un essere più cerchio, precise ok. possibile. Prende la larghezza del nostro quadrato di riferimento e tre parti del corpo lettera. Quindi, adesso cercando, io però qui sto un po' barando perché me lo sono fatto il riferimento sotto, ma altrimenti non riuscivo ad essere precisa. Allora, mia arriva qua. Vediamo se gliela faccio. No.
Dovevo stare leggermente più basso. Ok, e qui ci siamo. Questa è la prima parte della mia lettera. Poi, per fare il resto, so che devo arrivare a toccare la parte bassa, proprio la fine del mio discendente. Quindi da qui, e ricordiamoci che qui sono ancora dentro il corpo lettera perché la mia linea di base è qua. Sì. Perché è importante avere come riferimento la metà dello spazio in larghezza? Perché questa codina qua, che è la coda della G, parte da destra della linea di mezzo, va leggermente a toccarla e scende giù e fa quella curva, una doppia curva, e qua sotto, per chi già ha studiato uno stile tipo il copperplate, eccetera, questa è una forma familiare perché è un ovale ed è un ovale aperto che prende tutta la larghezza del nostro quadrato di riferimento e finisce lì. Ora, io andavo. In realtà, vedendola, mette molta paura. Quando la affrontiamo sulla carta è tanto più semplice, credetemi, non è così. Dice. Sì, assolutamente. Allora, in questo alfabeto, vedete che sopra non c'è il segno in alto, nel quadrante in alto a destra, che siamo quasi sempre abituati a vedere, che è molto tipografico. In realtà, nell'alfabeto che abbiamo preso noi come riferimento, che è quello del libro di Dorothy Maione, non c'è. Resta così senza nessuna Senza niente. parte. Quindi. Sì, Elena, Elena chiede se la parte superiore è un cerchio. Sì, è un Sì, cerchio. assolutamente un cerchio, un cerchio. Adesso, quando io cerco di andare a mettere questa lettera nello spazio, aspettate, fatemi prendere un altro colore, in uno spazio diverso da questo schema, perché adesso dobbiamo cercare di andare velocemente a mano libera. Vi dicevo, le cose sono un pochino più. Non sono così difficili, ecco. Allora, ancora mentre studio, io mi prendo un'altezza sui quadretti che mi aiuti a vedere le forme. Quindi mi sono fatto un corpo lettera da due quadretti, ok? E ovviamente se so che questo è quattro pennini e quello sotto è tre, vuol dire che i discendenti sono leggermente più bassi. Mi sono andata a prendere un quadretto e tre quarti dei discendenti. Mi prendo otticamente come riferimento la larghezza di un quadrato, quindi so che. E ancora sto ragionando, cercando di avere in mente lo schema che abbiamo fatto qui, no? So che il mio cerchio deve arrivare a tre quarti dell'altezza. Quindi cerco di andare lì. Vediamo se gliela faccio. Anche la larghezza del mio cerchio mentalmente, quando sono ancora sui quadretti, è abbastanza facile, nel senso che so che devo stare ad una certa distanza dai lati, no? Da qui e da qui. Però ho bisogno in questa fase dei riferimenti ottici, perché altrimenti diventiamo matti. Esatto. Poi, la mia linea mediana l'ho già disegnata sul quadretto, quindi parto un pochino da destra e mi ricordo che quando passo sulla incrocio la linea di base, devo aver fatto, vedete,
La devo aver curva. già iniziato il giro per andare di là, verso destra. Qui sono un pochino in ritardo. Cerchiamo di... Poi tutta larghezza e lascio la coda aperta. Non è così difficile. Ci riproviamo? Proviamo a partire in un Mi altro verrebbe da punto. mettere, però a me verrebbe proprio da metterci il baffetto in alto. Sì, lo so, sì, Mi lo sembra so. spoglia così. Lo so, lo so. Non siamo Però, abituati a vederla così, però ecco, in effetti boh, effettivamente. in realtà, se a uno piace, lo vuole aggiungere, non credo che tolga niente alla struttura della lettera, insomma. Io provo a spostarmi rispetto al quadrato e voglio vedere che cosa succede. Quindi devo guardare qua, mi metto un po' a destra, mi allargo un po' e mi allargo un po'. Ora. È ovvio che non mi posso aspettare di fare le cose perfette da subito. Fare esercizio serve proprio a questo, per capire. Quando fai il semicerchio di destra del cerchio in alto, Sì. tu stacchi la penna quando ti ricongiungi al semicerchio di sinistra e poi rimetti la penna e, per fare poi la parte sotto. Esatto. Potrebbe essere più fluido magari l'esecuzione in una linea unica al semicerchio di destra che continua verso il basso e poi entra nell'ovale di sotto. Questo, Domanda? guarda, io direi che questa è una delle cose che le persone devono provare e sentire nella propria mano, Marta. Per me, per come... Poi è ovvio che quando stacchi tante volte la penna e la rimetti sul foglio, il rischio è che tu non prendi esattamente il punto di attacco giusto e quindi si vede, no? Si vede dove hai riappoggiato la penna, soprattutto in questi stili monolinea, dove il punto dove avete lasciato l'inchiostro, dove abbiamo lasciato l'inchiostro, è piccolo, quindi bisogna fare tanta attenzione. Il trucchetto che dicevi tu, può andare bene, però io, in questa fase, siccome devo ancora ragionare molto su questa distanza, perché questa doppia curva della gamba della G deve essere fatta in uno spazio limitato. E in questa fase in cui sto ancora studiando, preferisco prendermi più tempo. Per pensare, guardare le distanze e pensare a quello che sto facendo. Quindi preferisco, poi magari con il tempo faccio quello che dici tu, che da qui scendo e vado più sicura, ma ho bisogno di essere più sicura, no? Sì, ok. Diciamo che Tutto qua. parti troppo presto, si rischia di non avere, di non ottenere la forma Beh. desiderata in questo punto delicato qua, che è la parte Sì, centrale. e comunque te ne accorgi perché poi, per esempio, lo vedi, io qui ho fatto un errore abbastanza grossolano, cioè la mia pancia sotto è quasi larga come quella sopra, anzi, direi che è proprio larga come quella sopra, invece avrei dovuto allargarmi di più. La differenza... Questa qui si deve vedere, no? Deve essere proprio una lettera costruita così. Apriamo a piramide. Quindi queste due Esatto. spaziature si devono vedere. Ottimo. E questa era... Chiedevano, scusami, chiedevano in che senso il baffetto in alto? Sì, l'ho chiamato baffetto, in realtà è quella. Qualcuno lo fa così,
Qualcuno lo fa dritto sulla linea alta quella del corpo lettera, piccola linea dipende. che fuoriesce dalla parte superiore della G. Sì, questo qua. In questo alfabeto specifico di Dorothy Mahoney non c'è. Non c'è. Però, ripeto, se vi piace lo volete mettere, secondo me ha un senso che non ci sia con la gamba fatta così perché veramente cambia un pochino l'equilibrio della lettera. Sembra qualcosa di troppo, però forse io mi sono anche abituata a vedere il suo esempio, quindi adesso aggiungerlo mi sembra un po' strano. Però questa è una delle possibili forme delle G, ragazzi, non è, ripetiamo che noi abbiamo preso un alfabeto di riferimento. Poi ce ne sono altri. Non, intanto impariamo questo, che è comunque ci dà degli spunti anche per capire come vedere la lettera. È sempre un allenamento nello studio, no? Allora, Assolutamente Marta, ti lascerei la parola tocca per a me. Aiuto. la famelica S. Aiuto. Schema nuovo, Allora. tata, e pronti a partire. Allora, la S. Allora, io vorrei far vedere, però aspetta che La S, questa sconosciuta. questa sconosciuta, però anche io vorrei far vedere lo schemino che è poi quello che mi sono fatta per... vediamo se riesco a... Quello che mi sono fatta per fare qualche ragionamento. Brava, sì, che ci aiuta. Allora, innanzitutto la cosa che ho notato e che forse è la cosa che trae più in inganno è che si pensa che la S sia una lettera che ha le stesse forme capovolte, cioè la parte superiore è uguale a uno sviluppo uguale a quello inferiore. In realtà non è così, perché se io questa lettera la giro mi dà una forma diversa. Quindi mi fa capire che dalla metà in su ha uno sviluppo, dalla metà in giù ne ha un altro. E lo vedo anche perché. Allora, questa è fatta sempre sulla base di quella del libro di Dorothy Mahoney. Che cosa succede? Innanzitutto, allora, ho rifatto sotto lo schemino nostro che siamo abituati a vedere, che è il nostro spazio. È una lettera che si sviluppa all'interno del rettangolo, quindi mi dimentico, come abbiamo fatto per altre lettere, di queste bande laterali. Ok. Però ha un arco sopra, una parte di cerchio sopra e una parte di cerchio sotto. La parte di cerchio sopra è quella segnata in rosso E ed ha non prende tutta la più larghezza del breve, cioè rettangolo. è più breve della larghezza del rettangolo, È cioè proprio una mini sezione, sì. non è che percorre tutto il cerchio dall'asta di destra a sinistra, no. Allora, innanzitutto inizia leggermente vicina, ma non tocca la riga laterale, percorre una porzione di cerchio e lo abbandona molto prima, cioè va verso il basso con una curva, ok? E attenzione, a questo punto, tenendo come asse la diagonale del mio Wow. schema, Vedo i allora, mostri qua, eh? Vedo i mostri. In realtà anche qui è un pochino più difficile spiegarla che Che farla, però farla. allora, tenendo come asse la diagonale del mio schema, devo prima andare sotto questo mio asse, passare per il centro esatto, Perfetto. perché questa curva, questa doppia curva,
passa per il centro, quindi prima passa sotto l'asse della diagonale e poi Ok, passa sopra. sopra va bene. Però quando passa sopra, ha uno sviluppo più ampio, ha una curva più ampia che va a toccare la mia asta, la mia linea verticale di destra, per poi ricongiungersi alla porzione di cerchio che a questo punto poggia sulla linea di base e termina toccando la linea di sinistra. Quindi per quello che dico, allora, quello che vedo è che qua sotto, se guardo gli spazi negativi, avendo occupato tutta la porzione di cerchio all'interno della mia sezione del rettangolo, non ho degli spazi negativi che mi avanzano come sopra, come questa porzione che io ho segnato in giallo, che in realtà è quella che mi dà la differenza di ampiezza della parte superiore rispetto alla parte inferiore. Infatti, se io questa lettera la giro, ho visivamente una S che non sta in piedi perché è troppo pesante sopra e poco pesante sotto. È quello l'importante. L'S ha il peso sulla base e quindi uno sviluppo più ampio sulla base. Ora sembra, Ah, però domanda. Ti posso fare una domanda io? certo, Dunque, se vuoi per come l'ho rispondere. disegnata io, ma potrei essermi sbagliata, mi sembra che la curva sopra, intendo questa qui, Sì. sia molto più morbida di questa. Questa la vedo più schiacciata. È la mia impressione? Ho capito male io? Lo schema della Allora, lettera? non lo so, nel senso che In che senso? la struttura che io ho visto dal libro è questa. Quello che posso pensare è che la curva sotto, questa, risulta un pochino più, come l'hai chiamata tu, meno morbida. Perché lo sviluppo dell'arco sotto è più ampio. Esatto, lei fa collega tramite una curva questa diagonale Sì, tu e nel l'effetto sì. ottico è che questa parte qua sia più Sia schiacciata più rispetto a schiacciata questa. rispetto a quella. Esatto, Sì, sì. ok. Perché Quindi la sua struttura di lettera è questa. sì, la sua Ok. struttura è questa. Esatto, adesso Ok, andare quindi a ho capito farla. bene io. Ho capito bene. Adesso, l'importante è che. Sì, poi, oddio, poi dopo, adesso mi sto facendo venire dei dubbi, però, fammi vedere. Però abbiamo il libro, quindi. Andiamo anche a vedere sul libro. In realtà non tantissimo, sai, guarda. Risulta anche abbastanza morbida sotto. Sì, perché risale molto. Lei non. Ah, sì, ho capito che cosa fa. Aspetta, Marta. Ah, Allora. lei abbandona prima il cerchio. Lei ha alzato di più questa. Ecco che cosa fa. Se tu alzi poco poco, ma è veramente di poco, eh? Se alzi poco poco questa diagonale verso la fine, questa curva qua ti viene più morbida. Allora bisogna accentuare molto la curva di uscita dal centro. Bisogna risalire di più e tenerla più orizzontale. Sì, nel suo schema sembra quasi, è una diagonale, ma sembra molto vicina all'orizzontale, quindi noi possiamo, vabbè, proviamo a metterla in uno schema di
più piccolo. Allontaniamoci dalla griglia e vediamo che cosa succede. Intanto è molto chiaro che la parte sopra è più stretta di quella sotto. E in questo segue le regole delle capitali romane e ci siamo. Esatto, infatti ci chiedono, ma non dovrebbe essere simmetrica, Elena? Chiede, non dovrebbe essere simmetrica? Da No. questo esemplare no. No, 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 no. ma guardate, Ma allora, al di là ci sono, no, dell'esemplare. no, sì, ci sono ovviamente delle S, credo che siano più che altro, vabbè, non voglio dire, comunque, queste qui in particolare derivano dalle romane e lo spazio negativo che si crea sotto è leggermente più grande di quello sopra. Sì. Questa è la regola, quindi qui siamo sicure. Vai, proviamo a Sì. metterlo in un corpo lettera Proviamo, fuori dallo proviamo. schema, vediamo cosa succede. Quindi, lei fa più Allora, stretta. sempre con i nostri riferimenti, così all'inizio ci aiutano. E anche il centro per me è un riferimento, perché io da lì devo passare. Mamma mia, se la faccio pensando troppo. Allora, devo proprio pensare che devo schiacciarla parecchio come lettera quando faccio la curva. Ma ti dico che a me verrebbe di fare la diagonale molto più diagonale. Esatto, devi. In realtà, devo tenermi a freno, Però perché anche mi il verrebbe fatto. di fare prima così e poi così. Però in questo caso do un'inclinazione perché ho la mano, do un'inclinazione alla lettera. Invece, per darle la verticale, questa, la mia diagonale non deve essere così diagonale, deve essere proprio su un asse molto più basso. Esatto. Quindi devo passare in Non è un'altra linea, semplice. sì. Non è per niente semplice. Ma ce la faremo. Comunque, io più Come? stacco la penna e meglio vado. Io più stacco la penna e meglio Sì. vado. Cioè, se faccio prima la diagonale. Ah, dividi in tre, cioè in due. Esatto. No, Poi in mi tre. faccio il basso Sì. e poi mi faccio l'alto più piccolo. Anche. Se vado così vado benone. Però è una cosa mia, nel senso il mio cervello ragiona così. Poi ognuno. Cioè, il segreto anche è cioè non fare la parte superiore, cioè il semicerchio superiore troppo largo, perché se poi lo faccio troppo largo, comunque largo quanto la parte sotto, allora già da lì ho sbagliato, mi si deforma tutto. No. Un bel dilemma. Ma lo sai perché parto dalla diagonale? Qui sono salita troppo. Perché in realtà in tutta la lettera è la parte che ho più chiara e quindi mi fa da riferimento per tutto il resto. Però, ripeto, è una cosa che per Sì, me diciamo funziona, che non è detto che funzioni per gli altri. può essere che facendo prima la diagonale metti già nero su bianco quelli che sono i limiti della tua struttura. Ed è la prima cosa che metti sulla card, invece.
facendolo magari dopo come secondo tratto, sei già un pochino più, È hai una meno bella lotta, riferimenti, hai meno è una bella riferimenti. lotta. Non so, allora, facendo tutti questi ragionamenti e facendo le nostre prove, eccetera, cara Marta, sono venute le 9:30, quindi Esatto. Mamma mia. E abbiamo esaurito il tempo dello studio di stasera. anche le Era. lettere, e anche le lettere dell'alfabeto. Esatto, abbiamo esaurito anche le lettere dell'alfabeto. Era la nostra ultima diretta del 2022. Esatto. Vi dobbiamo dire un enorme grazie per aver studiato con noi in questi 100 giorni, che non sono ancora terminati, mi raccomando, nel senso che con l'anno nuovo poi ricominciamo le dirette e faremo, credo, ancora qualcosa, no? Perché terribile la S, Elena, Sì, sì, Elena. decisamente. Direi di spendere magari qualche settimana a provare a scrivere effettivamente, usare queste lettere, perché al di là di studiare la geometria di ogni singola lettera, poi è bello anche confrontarsi con, che ne so, una sessione di pratica libera fatta insieme, no? Esatto. Veramente cerchiamo di renderla reale questa cosa, Sì, no? concreta, esatto. Esatto. E niente, allora l'appuntamento, qui si scambiano già gli auguri di buon anno. Ragazzi, buon anno anche a voi. Fantastico. Stanno già bevendo, però qualcuno sta già Esatto, bevendo. c'hanno già il bicchiere in mano, guardale. Tipo Noemi, secondo me, è già col bicchiere in mano. E gli è rimasto incollato da Natale. Va bene. Ma ci Allora. chiedono se faremo anche le maiuscole. Chi lo sa? Beh, allora intanto dobbiamo ricordare che le maiuscole le abbiamo fatte, credo, l'anno scorso, se non ricordo male. Comunque ci sono tutti i video su YouTube e Sì. ve li potete A andare proposito, ragazzi, a dovete recuperare. scusarmi, ma io non ho ancora caricato su YouTube l'ultima diretta, cioè la Ok, va. penultima diretta, quella di giovedì scorso, ma lo farò molto, A molto presto. breve saranno Sì, tutte, sì, perdonatemi. saranno tutte disponibili. Facciamoci allora gli auguri di buona fine anno. Gli auguri di Esatto. buon anno ce li facciamo giovedì prossimo perché ci rincontriamo per la nostra prima diretta del 2023 che sarà dedicata, A al modulo Monolin creativo. creativo, sì, e questa volta con una cosa un po' particolare. Perché vi proponiamo la scrittura su tela, ma non Yes. fatta con i marker, No. ma fatta con il filo e Ago e l'ago. filo, preparate ago e filo. Esatto, poi è una Vediamo. tecnica un pochino diversa, no? Da quella che abbiamo fatto fino adesso, Marta, però sono sempre lettere ed è Beh, sì, è un. anche bello, è monolinea creativo, quindi bisogna, Esatto, sono modi diversi. diciamo, bisogna interpretare il monolinea anche con altri strumenti Sì. e ci piace molto farlo. Quindi rimanete sintonizzati, metteremo nelle storie quello che servirà Yes. e tutte le informazioni per il monolinea creativo della prossima settimana. Ok, Non vedo perfetto. l'ora. E anch'io, poi io sono da mia mamma che è praticamente il regno dei fili, degli aghi, Ecco, perché mia mamma allora faceva la sei a sarta, perciò posto. qui sono, ho invaso la sua stanza dei giochi che è tutta piena di cose di sartoria e ricamo. Va bene. Allora, Ok, Marta, ragazzi, grazie di grazie a questo te. anno insieme con il Grazie. Monolinea, è stato di nuovo un anno molto molto interessante. Sì. E ti ritroverò giovedì prossimo. Facciamo gli auguri a tutti. Esattamente, auguroni. Salvo, salvo il video, cosa Sì, importantissima che stasera ok, tocca a me. esatto. Passate tutti una bella fine anno. E mi raccomando, brindate, brindate, Esatto. brindate. Però prendetevi un'aspirina il giorno dopo, così arrivate al 5 belle, chiare di mente. Esatto, Ok. anche perché con l'ago poi chissà quante volte Sì, mi sono punta io. ci facciamo male, infatti.
Va bene. Ciao ragazzi, grazie a Ciao a tutti. tutti. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.